Un saluto a tutti i nostri amici web ascoltatori. Questa sera per lo spazio Certi Diritti abbiamo come nostro ospite Federico Cerminara. Ciao Federico, buonasera Ciao a te. Riccardo, buonasera. Federico è un nostro amico che ha, diciamo, fatto altre trasmissioni per Spazio Certi Diritti. E voglio dire che Federico è componente del direttivo Woman Studies Milli Villa dell'Università della Calabria. Federico, quest'oggi sei in veste, diciamo, di opinionista, perché ti chiediamo se ti sei fatto un'idea sulla situazione politica attuale e un po' che sviluppi vedi per la comunità LGBT e non solo. La situazione politica attuale è ancora in fase di definizione, perché non riusciamo ancora a capire la composizione del governo. Diciamo che Certo. potenzialmente ci sono delle forze all'interno di questa compagine che potrebbero rappresentare quelle che sono le istanze della comunità LGBT. Però chiaramente bisogna fare molta attenzione in questa fase perché viviamo una situazione emergenziale, quindi io ho sempre il timore che i diritti civili nei periodi di crisi economica vengano considerati alla stregua di specchietti per le allodole per distogliere l'attenzione da quelle che sono le problematiche contingenti. Quindi, Quindi tu dici che ovviamente. praticamente i problemi, diciamo, reali, che sono quelli economici e quelli del lavoro, sono, diciamo, più rilevanti rispetto ai diritti civili che invece vengono utilizzati come, dicevi, specchietto per le allodole. Questo intendi? No, non sono più rilevanti. Io do pari dignità ai diritti civili e al lavoro. L'importante è che chi si propone di promuovere i diritti civili non lo faccia, come succede spesso, solo in occasione del periodo preelettorale, ma che poi continui di fatto a promuoverli senza fare in modo che i diritti civili possano diventare uno strumento per distogliere l'attenzione da problematiche che comunque riguardano la vita di tutti i cittadini. Certo, un po' come Quindi certi politici e esponenti, diciamo, di varie correnti politiche, per l'appunto, che magari in campagna elettorale dicono di essere pro diritti LGBT e poi quando vanno al governo non svolgono nessuna funzione che tuteli le persone facenti parte della comunità LGBT, o sbaglio? esatto. Esatto. Perfetto. Federico, io volevo chiederti quindi a questo punto, visto che stiamo parlando di campagna elettorale, post soprattutto per quello che c'è stato, anche se i risultati sono un po' non tanto deludenti quanto si parla di ingovernabilità del paese. Se si considera la questione del matrimonio egualitario, pensi che la questione sia possibile al riconoscimento di un solo tipo di famiglia o che ci siano vari tipi di famiglia, visto che si parla spesso di matrimoni di serie A e matrimoni di serie B, di persone di serie A e persone di serie B in questo caso. Allora, io personalmente penso che il matrimonio debba essere assolutamente esteso anche alle persone dello stesso sesso, quindi anche gli omosessuali possono decidere di vedere riconosciuti i propri diritti sotto forma di matrimonio. Resta il fatto che sono per il doppio canale, nel senso che non necessariamente una persona deve decidere che la propria unione deve essere sancita attraverso il matrimonio, ma può liberamente decidere che questo riconoscimento avvenga con uno strumento diverso che il riconoscimento delle unioni di fatto. E questo vale sia per gli omosessuali sia per gli eterosessuali. Quindi dovrebbe configurarsi un panorama legislativo nel quale viene data la possibilità anche alle persone omosessuali di vedere riconosciuta la propria unione o sotto forma di matrimonio o sotto forma di unione di fatto. Questo deve essere una possibilità che deve essere esercitata perché non tutti all'interno della comunità LGBT
avvertono la necessità di configurare la propria unione in termini di matrimonio, ma vogliono che i loro diritti vengano sanciti. In ogni caso, qualunque sia la forma giuridica che si andrà a prevedere per la regolamentazione dei diritti della coppia omosessuale, l'importante è che vengano superate delle questioni che attualmente il corpus normativo che ci regolamenta non prevede, quindi l'assistenza ospedaliera, tutta la questione patrimoniale, reversibilità della pensione, subentro nel contratto d'affitto, quindi diritti reali che non possono essere la questione successoria. Qualcuno potrebbe dire, ma si può ovviare attraverso strumenti del diritto privato, ma questo andrebbe a configurare esclusivamente una regolamentazione tra due soggetti che però non vengono riconosciuti in termini di coppie, quindi il passaggio tra un riconoscimento nell'ambito della sfera pubblica e un riconoscimento nell'ambito della sfera privata non è esattamente la stessa cosa, perché poi alla fine il problema è che le coppie omosessuali dal punto di vista dell'immaginario collettivo spesso vengono relegate a coppie che sono legate esclusivamente da un vincolo prettamente di natura, diciamo, fisico, di attrazione fisica. In realtà sessuale, diciamo così, solo dal sesso, sì, di attrazione sessuale. Se poi la gente iniziasse a capire che se due persone stanno insieme da 3, 4, 5, 12 anni, 20 anni, è evidente che la sola attrazione non può essere il collante di un'unione, ma sicuramente entra in gioco la sfera dei sentimenti. Quindi se si riuscisse ad abbattere questo pregiudizio, saremmo veramente in un paese che può iniziare ad essere definito civile. Attualmente il welfare, anziché essere, diciamo, i politici, anziché guardare al welfare, stanno iniziando a spingersi verso la privatizzazione un po' di tutto, almeno questo è stato il tentativo. Invece in una situazione di crisi è evidente che le situazioni di marginalità aumentano, quindi ci dovrebbe essere ancora di più un'attenzione verso queste situazioni, una regolamentazione di quelle situazioni di marginalità. E poi Federico, tu parlavi appunto di regolamentare una legislazione giuridica, almeno dal punto di vista italiano, di Costituzione, però ci sono delle realtà locali, adesso non mi viene in mente nello specifico se non è Pisa o Bologna, comunque che almeno per quanto riguarda i bandi di edilizia pubblica equiparano le coppie di fatto, quindi anche due uomini o due donne, a delle coppie eterosessuali, almeno per l'accesso alle case popolari. E questo secondo me è un passo avanti che l'Italia dovrebbe perlomeno prendere a modello, perché anche in queste cose, nella vita quotidiana di tutti i giorni, si ha la normalità di una coppia omosessuale che non si differenzia da una coppia eterosessuale, sì, a dire, se non per l'amore e l'affetto che li lega. A dire il vero, questo è stato fatto anche in Calabria in un bando di edilizia pubblica. Adesso non mi sovviene in quale comune, però capisci, fin quando sono degli episodi sporadici non hanno quella forza che consente poi di avere degli effetti estesi su un numero considerevole di individui, di persone. Sì, assolutamente. Io poi volevo chiederti una cosa molto, molto semplice. Alcuni personaggi della scena politica dopo questa tornata elettorale sono scomparsi. Abbiamo dei casi eclatanti di personaggi non legati al panorama LGBT come Fini e Di Pietro, ma ci sono vittime di questa tornata elettorale del mondo gay, lesbo, come l'ex onorevole Paola Concia, che invece pare siano usciti fuori da questo Parlamento. E non so, tu cosa pensi? Poca fiducia da parte dell'elettorato, scelta tattica, prendendo, diciamo, un termine prestato al calcio? Allora, io credo che non esista ancora in Italia
un movimento gay che si possa configurare come forza di espressione, perché nonostante esistano delle grandi associazioni, tuttavia se vai a verificare i numeri effettivi di coloro i quali svolgono azioni in prima linea o comunque aderiscono alle associazioni, i numeri sono sicuramente bassi, quindi nel caso della Concia, che diciamo dovrebbe essere percepita come una rappresentante diretta delle istanze LGBT, purtroppo in Italia non esiste ancora all'interno della, della comunità una consapevolezza. Io ho sempre sostenuto che in Italia manca l'identità omosessuale, nel senso che non c'è una sintesi all'interno delle persone che appartengono alla comunità LGBT rispetto a quello che è una visione comune della realtà. Non c'è quella voglia, quel desiderio di identificarsi con un ideale, con una visione, e spingere in questa direzione. Purtroppo si tende in questo periodo storico a ritornare ad una dimensione privata della sessualità, e quindi in questo caso anche dell'orientamento omosessuale. Le persone, fin quando possono vivere all'interno di spazi comunque privati il proprio orientamento, per alcuni questa situazione è una situazione accettabile. Io chiaramente non condivido questa visione, perché è una visione comunque parziale, in quanto non ci si può rifugiare in discoteche tipicamente gay, non ci si può rifugiare solo nelle mura domestiche, perché l'ambizione e l'aspirazione dei cittadini italiani, e quindi anche dei cittadini gay italiani, è quello di ambire a vivere degli spazi di libertà che siano ampi. Quindi rivendicare i diritti serve per creare una situazione di consapevolezza all'interno del paese. Purtroppo questa spinta è stata troppo debole e ha prodotto come risultati che un personaggio alla stregua dell'onorevole Concia si è rimasto fuori da determinate logiche. Poi nel caso specifico comunque ci sono stati anche degli errori dei partiti, che prescindono da quella che è la questione tipicamente LGBT. Io per esempio mi sono interrogato sul perché un personaggio come Ingroia, che dovrebbe rappresentare il senso della legalità e che viene da un'esperienza comunque molto forte dal punto di vista della presenza dello Stato in una regione come la Sicilia, non si è riuscito addirittura a raggiungere la soglia del 4%, quando all'esterno l'Italia viene vista come un paese dove la corruzione rappresenta il freno sia dell'economia che della buona politica. Del resto, se analizziamo ad esempio il PD, ci rendiamo conto che non è stato in grado di farsi interprete di un'istanza di cambiamento e ha riproposto una sinistra moderata o addirittura di matrice cattolica, in un periodo storico in cui il popolo chiede un cambiamento forte. Io sono convinto che se avesse vinto le primarie Renzi, lo scenario politico che si sarebbe configurato a queste elezioni sarebbe stato sicuramente differente da quello attuale. Ne sono convinto. Beh, questo è fuori di dubbio. Io mi domando spesso allora se il problema non siano proprio gli elettori LGBT o gli elettori in genere, che magari non si vogliono interessare alla politica. Tu parlavi prima di rimanere chiusi nella propria stanza o nel proprio piccolo ambiente, che alla fine ghettizza, ma di certo non dà la possibilità del confronto, che è fondamentale. Il confronto è alla base del cambiamento, perché sicuramente servono le leggi, sicuramente serve la regolamentazione giuridica, ma il problema
dell'accettazione della propria omosessualità, perché il primo momento è l'accettazione di sé. Se uno non ha una propria identità, vuoi che possa identificarsi in un'identità collettiva? È chiaro che questo passaggio è fondamentale, e siccome molti omosessuali ormai si sono adagiati su una posizione di sopravvivenza e non ambiscono a vivere ma a sopravvivere, è evidente che poi questo si ripercuote anche nelle loro scelte politiche, perché infine in Italia non esiste la pena di morte. Poi non possiamo certo trascurare che dei dossier che l'Arcigay produce ogni anno sull'omofobia emergono omicidi, emergono percosse, emergono attacchi verbali e quant'altro, perché l'omofobia non è soltanto uccidere una persona la si può uccidere in tanti modi, nel momento in cui non gli si consente di vivere una vita che possa essere vissuta a 360 gradi. Sì, poi comunque tu parlavi di omofobia, ma esiste anche un'altra piaga che è la transfobia. La transfobia che comunque fa molte vittime anche nel silenzio delle istituzioni, che non vedono le persone transessuali far parte a pieno diritto del mondo del lavoro e si vedono escluse da una situazione di dignità. Parliamo di dignità perché hanno pari dignità soltanto dinanzi alla legge, ma sulla carta, proprio nella realtà specifica del mondo, del quotidiano, del mondo di tutti i giorni, non ce l'hanno. Quindi le leggi che dovrebbero tutelare le persone omosessuali tanto quanto le persone eterosessuali non esistono, perché sono state affossate in Parlamento. L'onorevole Paola Concia, abbiamo detto che è rimasta fuori dagli eletti, e quindi è finita così. Federico, io approfitto, sapendo che tu collabori da esterno con l'Unical, che è l'università della Calabria, e comunque hai sicuramente vissuto l'ambiente universitario, rispetto a 10-15 anni fa, pensi che ci sia più tranquillità, almeno da quel punto di vista, nella propria visibilità, nel vivere alla luce del sole la propria omosessualità, o non è cambiato nulla? L'università ha sicuramente promosso un cambiamento. Considera che l'Università della Calabria è stata fondata per dare risposta a due necessità del territorio. Uno è il cambiamento tecnologico con le facoltà di tipo scientifico, e l'altro è il cambiamento sociale con le prime facoltà che si sono impiantate sono state proprio queste: discipline economiche e sociali e ingegneria. Quindi c'è dietro un lavoro che parte dagli albori dell'università. In questa esperienza si sono anche distinte delle realtà specifiche che si sono occupate proprio dei diritti LGBT, come il centro di Women Studies, che si occupa proprio di studi di genere, lo sportello per le pari opportunità, che è un altro strumento di cui dispone l'Università della Calabria come spazio di accoglienza di coloro i quali hanno problematiche legate a questioni di genere o di orientamento sessuale. Ovviamente il contesto, l'università svolge ha una cassa di risonanza molto forte, ma è necessario che si esca dal territorio di Arcavacata, è che questi valori, tutta questa azione di decostruzione di una realtà declinata al maschile venga promossa nel territorio e ci sia una contaminazione anche all'interno del tessuto sociale, altrimenti si rischia di avere una città che è avanguardistica nelle mura di Arcavacata e poi questo essere avanguardistica non ha poi delle ripercussioni sul territorio, quindi bisognerebbe trovare degli strumenti di contaminazione maggiori. Sicuramente rispetto a 15 anni fa la situazione è cambiata, anche perché sono cambiate anche le aspettative di ruolo delle persone. Diciamo che non esiste più una netta distinzione tra
un maschio eterosessuale e un maschio omosessuale, c'è c'è un avvicinamento di quelli che sono anche i modelli e gli stili di vita, per cui questo favorisce anche una maggiore comprensione di una diversità che il cui gap è ridotto rispetto al passato, e questo è ovviamente un fattore prettamente culturale, perché è una percezione di quello che significa essere uomini nel 2013 rispetto a cosa significava essere uomini due generazioni fa. Ad esempio, tu avresti pensato mai, adesso ti faccio una domanda, visto che hai tirato in ballo un po' l'equiparazione del maschio eterosessuale e del maschio omosessuale, avresti pensato mai che 15 anni fa il fatto di depilarsi il petto o comunque di utilizzare l'assottigliarsi delle sopracciglia, tanto che, non so, utilizzare un certo tipo di occhiale, fosse sinonimo invece di mascolinità? Perché io almeno ho ascoltato dei discorsi di alcuni ragazzi diciottenni, ventenni, che comunque dicevo: ma come? Hai ancora i peli sul petto o alle gambe? Perché non te li depili? E tra l'altro sono anche le donne a spingere spingere, diciamo, il proprio compagno, il proprio ragazzo a utilizzare maggiore accortezza nella cura del proprio corpo. Ti ripeto, allora, io sono sempre stato tra coloro che hanno sottolineato come non ci siano delle caratteristiche ascritte nell'essere omosessuale, nell'essere eterosessuale, ma queste aspettative vengono costruite dalla società in un determinato periodo storico. Quindi è evidente, certo, che mentre prima l'uomo doveva essere uomo ed era inimmaginabile che un marito potesse minimamente lavare i piatti, oggi, proprio perché lavorano sia l'uomo che la donna, non è più impensabile che possa avvenire, certo, che il marito che arriva prima prepara il pranzo e lava anche i piatti. Quindi è legato proprio ad un'evoluzione di quello che è la società nel suo complesso. Certo. Federico, senti, quali motivi ti hanno spinto in passato e adesso anche nel presente sicuramente a lottare per i diritti civili della comunità LGBT? Allora, le motivazioni sono delle motivazioni che partono dal vissuto personale, perché diciamo che ho avvertito la necessità di sostenere le persone che devono affrontare i problemi legati all'accettazione del proprio orientamento omosessuale sulla falsariga delle difficoltà che ho dovuto affrontare io durante l'adolescenza, sicuramente in un periodo dove non esisteva internet, dove anche nelle trasmissioni televisive non si parlava assolutamente di omosessualità se non dopo le 23 nei programmi della fascia notturna. Quindi sicuramente l'aver metabolizzato delle difficoltà, averle trasformate in una risorsa nella mia vita, mi ha spinto a fare altrettanto nella dimensione pubblica, cercando di seminare questo valore della diversità. Quindi ho sempre pensato che le persone che guardano al mondo non possono vedere solo il grigio. È brutto immaginare di svegliarsi una mattina e anziché trovare una giornata di sole non vedi più i colori e vedi il grigio. Purtroppo la gente, quando non riesce a percepire la diversità come un valore aggiunto, vede il grigio. Invece è bello quando uno riesce a vedere i dettagli, i colori e le sfumature. Certo. Senti, a questo punto, visto che tu parli di dettagli, colori e sfumature, possiamo anche dire che una parte, diciamo, fondamentale della tua vita è costituita dalle rappresentazioni teatrali. E allora io ti posso chiedere quanto l'arte e la comunicazione che conseguono, insomma, questo percorso di accettazione e comprensione possono essere, diciamo, definiti la molla che può cambiare le cose. Allora, sicuramente il teatro mi ha aiutato
ad abbattere delle barriere comunicative verso l'esterno, perché soprattutto quando fai non teatro parlato ma teatro d'espressione, finisci con utilizzare tutto il tuo corpo come strumento di trasmissione. Per poter utilizzare il tuo corpo hai necessità prima di conoscerlo, di fare pace col tuo corpo e capirne ogni movimento. Ci sono delle azioni che per noi sono scontate, ma quando fai teatro la posizione di una mano piuttosto che l'espressione del viso hanno un significato, e a volte col teatro riesci a trasmettere delle emozioni e ovviamente nel teatro trasporti anche un pezzo della tua vita, quindi sì, nella comunicazione che tu fai all'esterno riesci a trasferire anche ciò che riguarda il tuo orientamento. Certo. Per me è stato quasi terapeutico, perché ti aiuta a superare proprio delle barriere. Bene, io a questo punto ti voglio fare una domanda che penso, non lo so, è sulla bocca di tutti in questo periodo. Il Papa si è dimesso, quello volevo parlarti della, volevo parlare un attimo della questione di Benedetto XVI e di quello che magari gli eterosessuali e una certa stampa dicono, sa, questo Papa mancherà perché... Ma mancherà secondo te alla comunità LGBT un papa schiavo, un pontefice schiavo di un Vaticano che probabilmente non ascolta più i fedeli ma è soltanto asservita a una logica di potere? Allora, io da cattolico ti dico che sicuramente la Chiesa deve iniziare a fare delle serie riflessioni del perché i fedeli non si avvicinano, non entrano più nelle chiese, perché loro sono ben consapevoli che c'è stata una, diciamo, una perdita di credibilità di questa istituzione, e questa perdita della credibilità è riconducibile al fatto che la Chiesa non si occupa più di problemi spirituali, della marginalità, della povertà, ma in quanto gestisce un potere è entrata in quelle logiche di natura economica che sono state gestite secondo me non con quella vocazione di donare all'altro, ma secondo criteri di natura prettamente economica, trasformando ad esempio lo IOR in una normale banca con tutte le logiche adesso collegate. Questo Papa forse aveva provato ad innescare dei cambiamenti, non dimentichiamo che è un teologo, per cui alla base aveva tutto un sistema di dogmi e di costrutti dai quali difficilmente si sarebbe scollato. Certo, quando è stato eletto nessuno di noi ha pensato che sarebbe stato un papa progressista. Io non credo ovviamente ad un'uscita di scena per problemi di salute, perché ricordo il suo predecessore che ha portato avanti il suo mandato veramente fino allo stremo delle forze, fino ad un attimo prima della morte. E la verità è che all'interno della Chiesa Cattolica ci sono delle forze che sono in contrasto tra di loro e non riescono a fare ancora una sintesi. Il mio augurio è che la Chiesa, forte degli errori che ha commesso, ed io non gli perdonerò tra le ultime cose che ha fatto, di non aver appoggiato la rogatoria contro la pena di morte nei paesi islamici, anzi quando c'era stata la questione della pena di morte, la Chiesa Cattolica ha strizzato l'occhio a coloro i quali condannavano l'omosessualità, quindi questo insieme a tante altre cacce alle streghe dell'epoca moderna lo considerano una colpa gravissima. Spero che questa Chiesa riesca quantomeno a raccogliere il testamento spirituale di
una persona che è morta relativamente di recente, che è il cardinale Martini, che è stata una persona veramente illuminata, forse perché ha avuto la capacità di uscire da quel processo di secolarizzazione della Chiesa, stando a contatto con la gente e vedendo che la povertà è una cosa reale, gli omosessuali esistono, le famiglie allargate esistono, quindi non stiamo parlando di qualcosa di teorico, la Chiesa dovrebbe iniziare a vedere semplicemente con degli occhi obiettivi e non secondo dei principi a prioristici. Se è in grado di fare questo, riuscirà a ritornare a quella che è l'azione per la quale è nata, cioè occuparsi delle anime. Perfetto, Federico. E guarda, il nostro tempo è praticamente concluso. Quello che tu hai detto nell'ultima parte è molto interessante, la questione di scendere in mezzo alla gente e ascoltare la gente. Questo consiglio lo si potrebbe dare anche ai nostri politici e alla politica in genere. Io vorrei concludere questa nostra conversazione con una domanda breve, che è quella: quale libro consiglieresti tu ai nostri amici che ci ascoltano, che magari riguardi o meno il panorama LGBT? Allora, un libro che io trovo molto attuale, proprio in prossimità del conclave, è un libro di un autore, Aldo Onorati, che si intitola Dante e l'omosessualità, sottotitolo L'amore oltre le fronde, dove c'è praticamente una rivisitazione del pensiero dantesco. Il professore Aldo Onorati è un esperto dantista e in questo libretto di poche pagine, appena 100 pagine, ci dimostra come effettivamente la posizione di Dante rispetto all'omosessualità era una posizione progressista, e lui condannava il peccato solo perché doveva seguire quelle che erano le regole della Chiesa dell'epoca, ma con un atteggiamento di pietà verso il peccatore che lascia intendere che in realtà valutava la persona e non l'orientamento. Perfetto. Federico, io ti ringrazio, però prima di concludere e di passare la linea a Donato Volpicelli e al proseguo delle trasmissioni, io voglio ricordare che il 5, il 6 e il 7 aprile a Napoli ci sarà il 6° congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Ed è un congresso importante perché in questo congresso sarà ricordato un personaggio che è simbolo del movimento dei diritti civili in generale, che è il centenario della nascita di Rosa Louise Parks, Rosa Parks, che come sapete, o meno che dovreste sapere, è stata l'unica persona di colore che nel periodo dell'apartheid, quando esistevano i posti riservati ai bianchi, dopo una lunga giornata di lavoro decise di sedersi in quei posti riservati alle persone bianche, e alla richiesta della polizia di alzarsi per far posto a un bianco, disse di no perché lei era stanca, perché aveva lavorato ed era giusto che potesse anche lei sedersi in mezzo agli altri. Vi consiglio di andarvi a leggere magari la storia di Rosa Parks, perché è un personaggio molto importante dei diritti civili. Vi invito a venire al congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti il 5, il 6 e il 7 di aprile a Napoli, e nuovamente ringrazio Federico Cerminara per la sua presenza in trasmissione. Mi auguro che Federico... Io ti anticipo che sarò anche al congresso, perché ho intenzione di rimettermi nuovamente in gioco in prima linea per le battaglie civili, perché mi rendo conto che di strada ne abbiamo ancora tanta da percorrere. La strada la percorreremo sicuramente insieme. Poi tu hai molta esperienza in questo campo, lasciamelo dire, tu hai fatto veramente molto, puoi fare molto e continui a fare molto, quindi ci vogliamo avvalere tutti, penso, della tua competenza, ed è giusto che sia così. Federico, io ti ringrazio veramente tanto a nome di Liberi.tv e di Spazio Certi Diritti. A questo punto io cedo la linea a Donato Volpicella, che gestisce la regia, e auguro a tutti un buon proseguo di trasmissioni con le altre trasmissioni appunto di Liberi.tv. Grazie ancora Federico e grazie a tutti. Grazie a voi, ciao.